Milano Pavia News, edizione Pavia, ben ritrovati. Andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. Dovrebbe svolgersi mercoledì mattina l'autopsia sul corpo di Enrica Bensi, l'anziana aggredita e uccisa da un pitbull sabato scorso a Corana. Per la vicenda indagata anche una terza persona. Il giovane che ha aggredito un barista di Piazza della Vittoria a Pavia non è il membro di una baby gang, ma un ragazzo decisamente più grande. La vittima è ancora scosso per quanto accaduto. Sono stati diffusi i filmati dell'allevamento di Vellezzo Bellini distrutto da un rogo venerdì scorso. Gli animalisti chiedono un piano di evacuazione anche per gli animali in caso di incendi. A Pavia è scontro tra residenti e associazioni per la pedonalizzazione di via Saluzzo davanti alla scuola Vallone. Venerdì mattina la strada verrà chiusa definitivamente al traffico. In basket, Vigevano non riesce a risollevarsi, anzi a Cremona oltre a perdere fa brutta figura. 99-76 risultato finale, ma a preoccupare è stato l'approccio sbagliato. Questi titoli, i titoli del nostro sommario in apertura: il caso dell'anziana aggredita e uccisa da un pitbull a Corana. In Oltrepò c'è un terzo indagato per questa drammatica vicenda. Intanto nelle prossime ore dovrebbe svolgersi l'autopsia sul corpo della vittima. L'autopsia sul corpo di Enrica Bensi, l'anziana aggredita e uccisa da un pitbull sabato scorso a Ghiaie di Corana, dovrebbe svolgersi mercoledì presso l'Istituto di Medicina Legale di Pavia. Poi la salma potrà essere restituita ai familiari per le esequie. Intanto proseguono gli accertamenti della Procura di Pavia, che sta sentendo decine di residenti nella frazione Ghiaie per cercare di capire se ci fossero stati episodi in passato che potessero far presagire in qualche modo una simile tragedia. Insomma, se il cane Demon avesse manifestato segnali di aggressività tali da imporre maggiori attenzioni da parte dei proprietari, se si possa configurare l'accusa di omicidio colposo per il 74enne Vittorino Cecchetto. Il figlio e la nipote di 24 anni, potrebbero essere questi dettagli a stabilirlo. La raccolta delle testimonianze è in corso e permane un grande riserbo da parte degli inquirenti, ma in paese sembra che alcuni abbiano riferito che da tempo evitavano di passare davanti alla casa di via Vittorio Emanuele, in cui viveva il pitbull, perché abbaiando accanto alla staccionata incuteva molto timore. Basterebbe questo, se confermato, a parlare di un cane aggressivo? Spetterà ai magistrati stabilirlo e anche ai veterinari di ATS Pavia, che al termine dei 10 giorni di osservazione stabiliti dalla legge dovranno dare una valutazione sulla aggressività del cane e di conseguenza decidere sulla sua sorte. In caso di comprovata pericolosità, per legge è prevista la soppressione del cane tramite eutanasia, anche se alcune associazioni animaliste hanno chiesto di non abbatterlo perché il pitbull potrebbe essere rieducato. C'è stata una perquisizione anche in un'abitazione di Gropello Cairoli nell'ambito dell'operazione della Direzione Investigativa Antimafia, scattata nelle scorse ore in diverse province italiane. Sono 18 le persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, all'estorsione e al compimento di reati economico-finanziari. I proventi delle attività criminali erano destinati ad agevolare le attività dell'Andrangheta, in particolare della cosca Morabito, Palamara, Bruzzaniti. Sono due i gruppi criminali che si occupavano da un lato dei reati economico-finanziari con truffe anche ai danni dello Stato e dall'altro del traffico di stupefacenti in diverse regioni italiane. Ci spostiamo adesso a Pavia e torniamo sul caso del barista aggredito nel weekend in Piazza della Vittoria. L'aggressore non sarebbe il membro di una baby gang, ma un ragazzo decisamente più grande, e la vittima si dice ancora scossa per quanto accaduto. Non un gruppo di sbandati e nemmeno una baby gang, il protagonista dell'aggressione al barista di Piazza della Vittoria potrebbe essere il classico figlio della Pavia Bene. Indossava una camicia ed uno smanicato, ci racconta telefonicamente Filippo Malagori, ancora scosso per quanto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato davanti alla sua enoteca in piazza. La dinamica è piuttosto chiara. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, un gruppo di ragazzi e ragazze stava discutendo sotto i portici, probabilmente per banali questioni tra coppie, quando un membro della compagnia, al culmine di un litigio, ha scalciato un vaso del locale. A quel punto Filippo, che stava finendo le pulizie prima della chiusura, è uscito all'esterno. Adesso sta abbastanza bene, sta sicuramente meglio. Un'occasione abbastanza antipatica, nel senso che va bene, tutto è successo alle 3:05, ti direi, 3 qualcosa di venerdì e sabato. Cosa è successo? Perché magari si è fatto male qualcuno, roba del genere. Sì. La risposta è stata molto rapida, per cui mi sono trovato con la testa aperta in
Un'aggressione violenta e gratuita che riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza nelle serate della Movida. Nel gruppo qualcuno è subito intervenuto per fermare l'aggressione, ma spiega Filippo, resta una sensazione di malessere e di scarsa sicurezza. Nelle prossime ore sporgerà denuncia, visto che il giovane aggressore non è affatto sconosciuto tra i baristi della piazza. Sono un po' turbato dal muovermi alla ruba, però, mi rendo conto che innanzitutto non sarei dovuto uscire da sotto, cazzo. Cioè, se non posso uscire da solo io, chi può farlo? La città è pericolosa. Cambiamo decisamente argomento. Nelle campagne di Dorno continuano i miasmi provocati dallo spandimento di fanghi e gessi. Il sindaco ha chiesto ad ARPA l'ora dei campioni sulla qualità delle sostanze sparse sui terreni agricoli. Continuano le polemiche per i cattivi odori percepiti nelle campagne di Dorno e nei comuni limitrofi. Dopo le proteste a Garlasco, da ultimo, il sindaco di Dorno, Francesco Perotti, ha inviato una lettera ad ARPA Lombardia, lamentando la presenza di odori acri e forti derivanti dalla distribuzione di fanghi e gessi di defecazione, che da alcune settimane costringono i residenti a tenere abbassate le finestre di casa. Nella missiva si sottolinea inoltre un aumento enorme e anomalo delle mosche, considerando che dovrebbero essere scomparse in questa stagione. Dopo una verifica da parte dei vigili che non hanno riscontrato irregolarità nello spandimento di fanghi, il sindaco Perotti ha chiesto quindi ad ARPA dei campioni sulla qualità delle sostanze immesse nel terreno. Il problema dei cattivi odori ha riguardato anche il comune di Garlasco, che negli anni ha introdotto un'ordinanza per contenere lo spandimento dei fanghi, non consentito entro i 500 metri dal centro abitato. Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha però dato ragione a un'azienda specializzata nel trattamento dei fanghi, che aveva presentato ricorso contro l'ordinanza, confermando quanto già deciso dal TAR in primo grado. Il giudice amministrativo ha stabilito infatti che sono le regioni a dover individuare le distanze entro le quali lo spandimento è vietato, distanze che in Lombardia sono di 100 metri dal centro abitato. Come si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, i comuni non hanno infatti potere in materia di spandimento dei fanghi in agricoltura, ma possono solamente sanzionare in caso di osservanza delle disposizioni regionali. A Pavia fa invece discutere lo stop al traffico in via Saluzzo davanti alla scuola Vallone, periferia nord-est della città. I residenti si lamentano perché verranno tolti dei posti auto, ma di fatto questa strada diventerà la prima piazza tattica della città, completamente pedonale e disponibile ovviamente per i bambini che devono andare a scuola. Nell'eterno scontro tra residenti e associazioni di ciclisti si aggiunge in queste ore un nuovo caso, ovvero quello di via Saluzzo, periferia nord-est di Pavia. Una breve strada di un centinaio di metri che, come suggeriscono i cartelli, da venerdì 27 ottobre diventerà completamente pedonale. Sarà la prima piazza tattica in prossimità della scuola elementare Vallone, uno spazio completamente destinato ai bambini. Ma il progetto cancellerà in un istante diversi posti auto, come spiegato dal signor Giulio che ha contattato la nostra redazione. La situazione dei parcheggi è questa, che vediamo. 20 posti in meno di parcheggio crea problemi. Poi diventando completamente pedonabile, perché già adesso è a senso unico con divieto di transito negli orari ben precisi, c'è tanto di cartello, quindi nessuno ha mai avuto da ridire. È una strada poco frequentata perché comunque chi va verso la città fa via Firenze o fa questa via qua. Ci mette in difficoltà. Il discorso dei residenti è semplice. Se la strada è già chiusa negli orari di accesso degli studenti a scuola, perché imporre ulteriori limitazioni con conseguente perdita di posti auto? La risposta arriva dall'associazione Il Sellino Speritato, che ha portato avanti il progetto negli ultimi mesi con le istituzioni. Si tratta di un nuovo modo di pensare gli spazi pubblici. Via Saluzzo si trasformerà e per i residenti resta l'ampio posteggio di Piazzale Torino. La zona in questione è una zona abbastanza che si presta abbastanza bene a questo tipo di sperimentazione, perché comunque di parcheggi in zona ce ne sono, c'è molta alternativa, ecco, non siamo in centro storico, quindi c'è alternativa e bisogna comunque entrare nell'ottica che le strade davanti alle scuole devono diventare dei luoghi più sicuri e più gradevoli anche per chi porta i propri figli e le proprie figlie a scuola.
Venerdì mattina la strada verrà chiusa definitivamente al traffico e sarà trasformata nella prima piazza tattica della città, ma la spiegazione dei ciclisti non convince affatto i residenti del quartiere. Infatti io gli ho risposto all'associazione, la realtà è diversa, c'è 20 posti in macchina anche oggi che molti sono via per lavoro, si vede che non ci sono. Se adesso andiamo a vedere, adesso ci saranno parcheggiate 6 o 7 macchine. L'altra sera erano parcheggiate 15. Venerdì scorso vi abbiamo mostrato le immagini di un incendio in un allevamento di tacchini a Bellezzo Bellini, dove sono morti 30.000 animali. L'associazione Essere Animali nelle scorse ore ha filmato la zona appunto colpita dal rogo e ha chiesto che negli allevamenti intensivi, insomma, si pensi anche a un piano di evacuazione proprio per gli animali, per evitare situazioni di questo genere. Arrivano le reazioni degli animalisti dopo il terribile incendio nel primo pomeriggio di venerdì, divampato in un allevamento di Bellezzo Bellini. L'incendio ha coinvolto 4 capannoni e causato la morte di 10 dei 30.000 tacchini allevati, morti intrappolati tra le fiamme. Essere Animali, l'organizzazione nata in difesa dei diritti animali, ha diffuso i filmati raccolti con un drone del rogo che ha invaso 4 capannoni dell'allevamento. Dalle drammatiche immagini raccolte con l'uso di un drone si vede i tetti dei capannoni andati a fuoco e le attività dei vigili del fuoco arrivati sul posto per domare le fiamme. Gli allevamenti intensivi sono luoghi dai quali non esiste alcuna via di fuga per gli animali e in caso di incendio la mancanza di un piano di evacuazione vuol dire condannarli a morte certa, ha commentato Francesco Ceccarelli, responsabile del team investigativo di Essere Animali. È apparso evidente infatti dalle immagini che potete vedere il tentativo di fuga dei tacchini che però è risultato inutile. Purtroppo, ha aggiunto Ceccarelli, continuiamo a vedere che la morte di questi animali continua a essere percepita come una perdita economica per l'allevatore e non come una tragedia evitabile. Non sono ancora state chiarite al momento le cause che hanno scatenato il rogo, ma dalle immagini che l'associazione ha raccolto si può notare la presenza di pannelli solari sui tetti. Non è quindi da escludere, secondo l'associazione, che l'incendio possa essere scaturito da un cortocircuito. La struttura di Bellezzo Bellini ha subito ingenti danni, ma nessuna persona è rimasta ferita. A Codevilla inoltre Po fanno discutere i continui furti perpetrati in una casetta dell'acqua del comune, casetta dell'acqua che tra l'altro è fuori servizio e ovviamente sulla vicenda nelle scorse ore è intervenuto anche il comune. La casetta dell'acqua fuori servizio, con tanto di cartello che avvisava gli utenti, finisce ancora al centro delle attenzioni di ladri e vandali nel piccolo comune di Codevilla. Neanche il tempo di vedere pubblicato l'articolo sul furto precedente sul giornale che ieri notte ignoti vandali sono tornati in azione scassinando nuovamente la porta d'ingresso e rovistando fra le apparecchiature elettroniche, ha scritto il comune sulla sua pagina Facebook. Da 2 settimane, aggiungono dal municipio, la casetta dell'acqua non funziona proprio per le difficoltà a reperire i pezzi di ricambio e questo nuovo danno sicuramente comporterà ulteriori ritardi. Ma se da tempo c'è un cartello fuori servizio, cosa pensavano di trovare i ladri? Si chiedono in comune. Già, perché già nella prima incursione, risalente a un paio di settimane fa, il bottino fu più che modesto, una decina di euro. I danni al contrario furono ingenti, con ingressi divelti e danneggiamenti ai motori dell'impianto. Oltre ai danni, poi, pese il disservizio per gli utenti, dato che la casetta, secondo i dati del comune, negli ultimi anni eroga ogni giorno fino a 450 litri d'acqua potabile. A Palestro invece le polemiche riguardano la gestione del campo da tennis di via Cavour, la cui appunto gestione è stata revocata nelle scorse ore dal comune, non senza polemiche. Allora vediamo come si è evoluta la situazione nel servizio di Andrea Sicuro. Il gruppo di minoranza di Palestro replica le accuse lanciate dal sindaco Giuseppe Cirronis sulla gestione del campo da tennis in via Cavour. Il primo cittadino di Palestro aveva scelto di revocare la gestione della struttura al campetto Tennis Club, contestando un buco da quasi 30.000 euro di bollette mai pagate negli ultimi 4 anni. Il gruppo di opposizione Sostenere Palestro, che aveva sostenuto la candidatura dell'ex sindaco Paola Franzo nelle elezioni del 2019, replica inoltre le accuse di Cirronis, secondo cui la precedente
precedente amministrazione comunale, guidata proprio dalla Franzo, aveva fatto scappare gli ex gestori del campetto, l'associazione Breaking Point. La Franzo sostiene invece che la scelta di abbandonare il campetto da tennis sia stata dell'ex gestore, a causa dei costi elevati della struttura, tra utenze di acqua, luce e gas. Un discorso ben diverso dalla situazione attuale, in cui è il comune ad aver avviato la revoca della gestione della struttura al campetto. Io non mi sono permessa di cacciarli, loro se ne sono andati. Hanno deciso un anno e mezzo prima del cadere del mio mandato che non volevano più rimanere, ma loro ne hanno deciso, non li ho certo cacciati io con un atteggiamento come quello del sindaco un po' diverso. Ok, il tennis loro lo facevano in maniera intensiva, ma tutto il resto poi presupponeva una mole di lavoro, perché lì c'è un parco da gestire a livello di manutenzione ed è tutto carico del concessionario. L'opposizione chiede quindi al sindaco Cirronis di sedersi a un tavolo di conciliazione, sospendere il procedimento di revoca del campetto appena avviato e risolvere tutti i problemi per il bene di Palestro. Se si deve pagare è giusto che si paghi, ma l'associazione che viene buttata fuori non ha mai detto di non voler pagare, non è stata messa nelle condizioni di poter pagare. Oggi io chiedo una tregua per conto dell'associazione, perché bisogna arrivare a risedersi a un tavolo, discutere, far mettere nelle condizioni questa SD di fare questi pagamenti, ma anche da parte del comune ci deve essere una presa di coscienza che quel complesso lì ha una serie di criticità che non sono state affrontate. Indubbiamente io voglio pensare sicuramente il discorso della Tari anche, non è stato chiarito bene, perché questo discorso del grande addebito della Tari è venuto fuori adesso, perché noi siamo passati alla differenziata dal 1° maggio di quest'anno, ma io credo che lì dentro la Tari non l'abbiamo mai pagata nessuno. A Barbianello, dopo una polemica durata anni, la scuola dell'infanzia è diventata di proprietà comunale e negli scorsi mesi è partito un progetto di ristrutturazione e recentemente è stata restituita alla città. Dopo un braccio di ferro durato anni fra comune e parrocchia, con in mezzo bambini e maestre, e battaglie legali che alla fine hanno dato ragione al sindaco permettendo l'avvio dei lavori di recupero, è stato finalmente riaperto l'asilo di Barbianello, dopo il verdetto del TAR del marzo 2022 che ha in sostanza avallato l'esproprio della struttura di proprietà della parrocchia. La scuola dell'infanzia è stata oggetto di una radicale ristrutturazione costata circa 270.000 euro, raccolti dal comune attraverso bandi regionali e nazionali e con donazioni di privati. I lavori hanno permesso di rimettere a nuovo una struttura ormai fatiscente e anche pericolante, costituita da vecchie case contadine addossate l'una all'altra nel corso del tempo, mettendola definitivamente in sicurezza dal punto di vista statico e rendendola più efficiente da quello energetico. Durante lo scorso anno scolastico, per consentire i lavori, la scuola dell'infanzia con circa 30 bambini aveva traslocato temporaneamente in alcuni locali messi a disposizione dal comune. Pensavo di arrivare a questo momento, quindi ringrazio tutti quelli che l'hanno reso possibile, a partire dal sindaco. Ringrazio le maestre, perché grazie a loro che i genitori sono rimasti. Perché in una situazione del genere io sinceramente mi aspettavo che saltasse la sezione. Ringrazio i genitori che hanno avuto la pazienza e la fiducia di parlare. Che si sono adattati, loro i bambini fanno quello che gli si dice, no? Però si sono adattati insieme agli insegnanti a stare in comune, perché poi c'è stato un momento in cui si è messo a posto la ricerca di uno spazio alternativo che non c'era. Ringrazio le maestre pubblicamente e le dottoresse che hanno accettato di vivere un anno lì, però io vi ho promesso che il giorno 5, quando aprivano, l'asilo era pronto. Io tutti i giorni telefonavo l'architetto Chiese per arrivarci, perché l'opposizione diceva no, gambirla, vi spiego, non abbiamo più un becco di un quattrino, ma io non voglio mandare il comune fuori bilancio, non l'ho mai fatto in 28 anni, non lo faccio neanche adesso, ci siamo arrangiati. Tutte le cose ci possono essere, debiti cattivi e debiti buoni, anche in un'azienda, anche in una famiglia, anche in un'amministrazione pubblica. Vedete oggi qui un debito buono dell'apparato pubblico, un debito che è finalizzato a dare un servizio a una comunità, ad accompagnare i nostri ragazzi nella crescita. Quindi ogni qualvolta si prendono le risorse pubbliche e si affidano ai nostri sindaci,
vi assicuro che quell'investimento è un investimento sempre buono. A Vigevano, grazie al laboratorio NOS, che è stato coordinato dall'artista Ale Puro, i ragazzi delle superiori si sono trasformati in artisti. Vediamo. Giovani alla prima esperienza con l'arte hanno visto le loro opere esposte martedì mattina presso la Sala del Duca del Castello di Vigevano. I ragazzi che frequentano le classi quarte e quinte superiori provengono da 6 scuole di Vigevano e Mortara. Il docente del laboratorio NOS è stato il giovane artista Ale Puro, molto conosciuto nel territorio locale. Io sono stato coinvolto per la parte conclusiva, dove abbiamo creato questo collettivo artistico con i ragazzi delle superiori e quindi dargli lo spazio e i materiali per poter realizzare delle opere d'arte, no? Ispirati ad uno spunto che è il loghetto del nostro collettivo, che si chiama Progetto NOS, e loro, prendendo quel simbolino lì, hanno reinterpretato portando avanti dei lavori realizzati con il loro stile. E poi abbiamo anche lavorato sul fatto della comunicazione per presentare poi questa mostra. Il laboratorio è stato svolto in orario extrascolastico presso l'Istituto Negrone, perché il direttore, Don Antonio Mercuri, ha deciso di aprire le porte a questa iniziativa. Anche Don Moreno Locatelli, direttore della Caritas, è entusiasta del risultato del laboratorio, soprattutto di aver potuto fornire ai giovani lo spazio necessario per esprimersi. L'intento di questo progetto è quello di provare a offrire un'altra opportunità che, a differenza forse di altri, non cala dall'alto, ma li vede protagonisti, li ha visti protagonisti e, se volete, già spoilero un finale importante, che è quello che loro ci hanno chiesto di continuare. Ecco, credo che questo sia il risultato più bello. La giornata è stata frutto del progetto Futuro in Mano, realizzato con il contributo Restart Future di Regione Lombardia, in collaborazione con ANCI Lombardia e con capofila l'ambito distrettuale della Lomellina. Un progetto che ha rappresentato un'iniziativa pedagogica ed educativa che si è tradotta in opportunità concrete per i giovani. Lo sport, il basket, con Vigevano che perde contro la Juve Cremona, finisce 99-76, ma preoccupa soprattutto l'approccio alla partita dei ragazzi. Niente da fare, Vigevano non riesce a risollevarsi e anzi a Cremona, oltre a perdere, fa brutta figura. 99-76 il risultato finale, ma impressionare è stato l'approccio sbagliato, un problema già visto in altre partite. Dopo 2 minuti la Juve aveva segnato 11 punti, Vigevano 0 con 2 palle perse. Time out, si ritorna in campo e al 7° minuto il risultato è di 26-6 e le palle perse dei gialloblu sono salite a 5. Credo che non si possa che chiedere scusa al club, al nostro pubblico e a noi stessi. Quando ti approcci a una partita arrivando da una brutta sconfitta in casa e concedi i primi 11 punti, che praticamente bastava, mancava solo che facessimo autocanestro noi, poi avevamo fatto tutto, commentare tutto ciò che c'è dopo è impossibile. Costi, Medford, Tortù, sono tanti i giocatori di Cremona che si iscrivono alla festa. La Elachem, dopo un inizio pessimo su tutti i fronti, ritrova qualcosa in attacco e fa un controbreak di 8-0 guidato da Smith. È un fuoco di paglia, la Juve non ha pietà delle difficoltà difensive vigevanesi e riporta il vantaggio oltre 20 punti. Non c'è più molto da fare, il secondo tempo verrebbe soltanto per le statistiche se non fosse da segnalare il brutto gesto con il quale Alessandro Amici ha bagnato il suo esordio in canotta gialloblu. Al 24esimo, con Cremona avanti di 27 punti, il numero 9 vigevanese ha sferrato un colpo assolutamente proibito al playmaker avversario Lester Medford, che infuriato ha cominciato a inseguirlo per il campo, espulsi entrambi. Un episodio all'interno di una partita assolutamente negativa. Che non ci sia niente da salvare lo affermano anche i protagonisti, ma il capitano Filippo Rossi pensa già alla riscossa e dà un messaggio chiaro ai compagni: non può essere questa la vera Vigevano. Non vorrei che si creasse una mentalità sbagliata, non siamo in questa categoria per caso, ce la siamo meritati e vogliamo restarci. Non ci sono molti segreti, secondo me, per uscire dai momenti difficili. Bisogna tornare in palestra, interrogarsi su cosa non è andato, lavorare più duro, perché si vede che onestamente quello che stiamo facendo non basta.
Una notizia in chiusura: c'è stato un imponente sversamento di olio nel Po, a Pieve del Cairo, in zona alluvioni Cambiò. È stata notata questa macchia oleosa sul fiume da agricoltori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile. Si indaga sulle possibili cause proprio di questo sversamento di olio. Ovviamente vi terremo aggiornati nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. È tutto però adesso per questa sera. Come sempre, grazie per averci seguito e un buon proseguimento con i nostri programmi.